Sfido chiunque a dire che il Napoli alla fine del primo, fino alla fine del primo tempo abbia fatto una gara al di sotto. È chiaro che poi dopo nel secondo tempo ci siamo un po' disuniti sul 2-1, ci siamo disuniti, non abbiamo reagito come avremmo dovuto. Mi sento come un leone che ha voglia di rifarsi in fretta, questo sì, ma tutti il resto dei discorsi sono così. Lasciano il tempo che trovano. Ma tutti quanti siamo responsabili, non è che quando dico una cosa la dico imputando o puntando il dito su qualcuno, siamo tutti quanti insieme, questo poco ma sicuro. Io credo che per crescere bisogna giocare, bisogna capire. Chiaro che, ripeto, abbiamo una rosa di 25 giocatori, 22 giocatori più tre portieri, quindi ci sono anche delle alternative. Io sono stato in panchina a Palermo per tutto il primo tempo dove non mi riusciva di dire qualcosa di utile perché mi sembrava stessero facendo veramente tutto quanto bene. Quindi, però alla prima difficoltà c'è un po' questo retaggio che salta fuori, che dobbiamo indubbiamente migliorare e crescere in questo senso. Ho questo materiale umano e quindi io devo cercare di valorizzarlo il più possibile, affidandomi il più possibile a questi ragazzi, perché ormai il gruppo ormai è questo, quindi su questo dobbiamo lavorare, dobbiamo credere, sennò sarebbe troppo facile stare a fare già i discorsi, ma no, quelli che stanno dietro non sono a livello, non sono importanti, no, sono sempre tutti quanti importanti.